Tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Dopo tutta una serie di video che ho registrato dedicati ai prodotti top dell'estate, alle mie scoperte, ai profumi preferiti, è il momento di parlare di tutti quei prodotti che non mi hanno proprio convinta al 100%, che mi hanno delusa, avevo grandi aspettative magari e sono state disattese. In ogni caso, trattasi comunque di esperienza personale, di opinioni strettamente personali che non è detto che trovino riscontro anche con tutte voi. Magari qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza negativa e tutto il resto delle persone che mi seguono invece amano alla follia questi prodotti. Questo è un video in cui ci confrontiamo, raccontiamo delle esperienze. Allora, io partirei subito con il primo prodotto. Ve lo avevo fatto vedere in un video haul, mi era stato anche consigliato da una di voi che io ovviamente ringrazio. È normale che per farsi un'idea dei prodotti bisogna comunque provarli. Spesso rimango contenta, alcune volte resto delusa e questo è il caso di questo prodotto di Neutro Roberts. Allora, questo è un deodorante della linea Delicato con zero sali d'alluminio, zero macchie, che è al profumo di sapone. Allora, non ho nulla da dire sulla profumazione, che mi aveva molto conquistata lì per lì all'inizio quando l'ho provato. Ha una profumazione buona che sa proprio di pulito, che dà una sensazione proprio di freschezza e di pulizia, però svanisce nel giro di pochi minuti, almeno su di me. Io sono una persona che quando utilizza il deodorante se lo vuole sentire addosso per diverse ore. Siccome ne ho alcuni, anche di Neutro Roberts, quello al bergamotto e lo zenzero è veramente sensazionale, e quindi mi aspetto che un po' anche gli altri abbiano questa efficacia, e questo, malgrado una profumazione buonissima, devo dire, non mi dura niente. Dopo 10 minuti al massimo io il deodorante assolutamente non lo sento più. Ahimè, devo bocciare questo prodotto che mi aveva regalato la mia cognatina Julie, alla quale mando un grosso bacio. Lei mi aveva mandato sia lo shampoo che il balsamo. Il balsamo lo adoro e sto quasi per terminarlo, però ahimè sono costretta a bocciare, ma per un discorso proprio di esigenza personale, questo shampoo idratante al cocco e acido ialuronico di Sobioetic. Allora, questo è uno shampoo con acido ialuronico, vi stavo dicendo, comunque con una formulazione molto, come dire, biologica, ecco, perché è un prodotto bio, senza solfati, senza parabeni, senza siliconi. Anche la confezione credo che sia biodegradabile, quindi tutta un'idea dietro questo prodotto che è eccellente. L'unica cosa che io ho riscontrato sui miei capelli, eppure è un prodotto con acido ialuronico, quindi dovrebbe conferire maggiore idratazione al capello, e meli secca mi diventano come la stoppa, proprio già mentre li lavo io sento, forse ha un eccessivo potere sgrassante, non ve lo so dire, ma sui miei capelli non funziona assolutamente, soprattutto dopo che li ho sciacquati. Li sento prima di applicare il balsamo, cosa che non mi capita con altri shampoo, proprio li sento come la paglia, troppo secchi, troppo asciutti, non va bene per il mio tipo di capelli. Io ho un capello da normale a secco e forse probabilmente questo ha un effetto secchezza, non so per quale motivo, sui miei capelli, e quindi sono costretta a bocciarlo, non perché il prodotto non sia valido, ma perché su di me non ha efficacia. Quindi se voi lo avete utilizzato, magari volete dirmi la vostra esperienza, insomma, ve ne sarei grata. Poi devo bocciare questo prodotto di Pantene che si chiama Ama i tuoi ricci, doma i ricci, doma e dona ricci definiti. È una crema nutriente senza risciacquo. Allora, non so che dire, nel senso, non è che non so che dire, so cosa dire, ma mi sembra brutto dirlo. Allora, io avevo acquistato questo, scusate ma mi appaiono delle cose sullo schermo, un aggiornamento
dell'iPhone. E a volte le aziende creano dei prodotti probabilmente a scopo solo esclusivamente commerciale, cioè perché ci sono delle collaborazioni e quindi nascono questi prodotti così. Questo, se non sbaglio, era una collaborazione con Chiara Ferragni. Ora non entro nel merito di questa cosa, cioè non voglio affiancare la non riuscita del prodotto al personaggio di Chiara Ferragni, me ne guarderei assolutamente. Dico che però a volte l'azienda, magari pur di collaborare, si lancia nella formulazione di nuovi prodotti senza tantissimo impegno, pensando più a proprio all'operazione commerciale, al marketing. Questa dovrebbe essere una crema che ravvive i ricci, che rende appunto i capelli molto morbidi. Invece quando parlo di capelli io mi vado a toccare i capelli, vabbè. E che dovrebbe rendere il riccio più fluente, più corposo, bello lucido. Insomma, su di me questa crema non fa completamente niente. Qui dice che è una formula innovativa che nutre in profondità, dona elasticità, e dà questo volume, questa forma, questa definizione ai ricci. È un prodotto che può essere utilizzato sia sui capelli asciutti che sui capelli bagnati. Allora, sui capelli bagnati me li appesantisce e non mi definisce il riccio. Sui capelli asciutti stessa cosa, li appesantisce, li rende grassi, ho proprio la sensazione di avere il capello quasi sporco. Quindi, ahimè, devo bocciarlo. Fatemi sapere invece se ovviamente qualcuna o qualcuno di voi invece con questo prodotto si trova bene. La profumazione è buonissima. Come sempre tutti i prodotti Pantene, tra l'altro non costa neanche poco e quindi mi dispiace, però secondo me non fa più di tanto, ecco. Poi sono sempre molto dispiaciuta quando devo bocciare un profumo, però devo assolutamente bocciare questo Nuit Vanille, questo Eau de Toilette di Yves Rocher. Chi mi segue su Instagram sa certamente che io, per avere questo profumo, ho mosso mari e monti. Allora, il profumo in sé per sé come fragranza è buonissima, perché è una vaniglia un po' fruttata, caramellata, ma non fortemente gourmand. È un profumo molto buono, con questa nota anche di agrume, di bergamotto, e poi ci sono note di cedro, insomma, di gelsomino. È un profumo molto buono nella sua fragranza, però come vi dissi in un vecchio video, questo profumo dura un battito di ciglia, ma neanche 5 minuti, il tempo di spruzzarlo, fine, non si sente più, non lo sento io, non lo sente chi mi sta accanto. Ora voi sapete quanto io non abbia delle grandi pretese nei confronti dei profumi, cioè non mi aspetto che un profumo mi duri addosso 24 ore, però che lo spruzzo e poi non c'è più, è veramente una cosa che mi dispiace. Quindi, fossi stata in Yves Rocher, lo avrei fatto costare di più, perché questo profumo comunque ha un costo irrisorio, e avrei investito di più magari nella concentrazione degli oli essenziali, rendendo il tutto un po' più corposo e più persistente. Ringrazio comunque la ragazza che me lo ha fatto trovare, perché è stata gentilissima, disponibilissima, sono contenta di averlo perché comunque lo utilizzo, però ecco, lo devo bocciare, perché se dovessi consigliarvelo certamente non ve lo consiglierei, perché secondo me non è stato formulato molto bene. Oggi i miei capelli non mi piacciono, li vedo un po' lanosi, è il tempo, sta piovendo e quindi immaginatevi che mi appare sempre questo discorso sul telefono dell'aggiornamento dell'iPhone. Poi andiamo avanti, quindi vi stavo dicendo, insomma, non ve lo consiglierei perché dura veramente poco. Poi, devo bocciare a malincuore, perché io amo i prodotti di Mulac, questo rossetto liquido, Ultra Matte Liquid Lipstick di Mulac, della collezione In My Birthday Suite, che credo sia l'ultima forse, e questo è il numero 39 MILF, del quale io possiedo la versione lipstick, che adoro perché è un rossetto magnifico, ma il rossetto liquido in questione a me non è piaciuto granché. Io vi faccio vedere lo swatch. Allora,
fermo il fatto che il rossetto è bellissimo, che la colorazione è bellissima, la texture quando si stende è confortevolissima, scorrevole e tutto il resto, non mi piace il finish, è troppo troppo asciutto, mi secca veramente tantissimo le labbra e mi fa quell'effetto qui vicino alla mucosa di sabbiolina che io proprio non sopporto in un rossetto liquido. E visto che possiedo tantissimi rossetti liquidi invece che questo discorso non lo fanno, che risultano molto matte e confortevoli senza sgranellarsi, sgretolarsi e così via, insomma lo boccio per questo, perché non è il rossetto liquido meglio riuscito di Mulac secondo me. Poi devo bocciare assolutamente, se vi ricordate vi avevo detto che avrei voluto acquistare un mascara Viola. Vi chiedo scusa se mi tocco i capelli, ma oggi proprio non mi piacciono come sono, me li vedo tutti, boh, non lo so, vabbè, che può esserci qualcuno che gli dà fastidio, a cui dà fastidio che io mi tocchi i capelli, quindi chiedo scusa in anticipo. E devo bocciare questo mascara di It Style, è il primo prodotto che io acquisto di questo brand, l'ho trovato da Tigotà. Devo dire, non sapevo che avesse It Style. E ho preso questo mascara volume Viola. Si chiama mascara volume. Pagato pochissimi euro, tipo 3 euro e qualcosa. Il mascara si presenta così. Questo è l'applicatore. Guardate, già potete intravedere che questo mascara viene fuori a grumi, a pezzi. Quindi non è facile da applicare. Poi si concentra, vedete, tutto qui. Non è facile da applicare perché fa i grumi e non dà assolutamente volume, ma completamente. Colora soltanto le ciglia, però l'effetto non è bello da vedere perché mi lascia le mie ciglia per come sono. Cioè sfigatelle, corte, poche. Voi dite, beh, spendendo 3,40 euro cosa volevi? No, ne spendo anche di meno per un mascara di Essence e mi fa delle ciglia pazzesche, quindi... Non è una questione di prezzo, è proprio una questione di qualità del prodotto che, come avete potuto notare, viene fuori veramente come una pappetta, va a già, ed essendo così mi va ad unire le ciglia ad avere un effetto veramente bruttissimo. Il colore è molto molto bello, ma il mascara non funziona. Poi ve lo avevo già accennato in un Get Ready With Me che non mi è piaciuto. E sto parlando di questo prodotto di Benefit che è appunto il Boeing, questo Airbrush Concealer, è un correttore. Allora, questo correttore si presenta così, nasce per avere un effetto proprio flawless, quindi molto 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 leggero. Il punto è, a prescindere dal fatto che non è la mia colorazione, è un prodotto adatto a chi non ha nessuno, e dico nessun tipo di imperfezione, e non ha nemmeno l'ombra delle occhiaie. Allora, io dico sempre che preferisco un prodotto leggero che copra meno rispetto ai prodotti troppo pastosi e corposi, perché avendo io già una pelle matura, ho 47 anni, i prodotti troppo corposi non farebbero altro che enfatizzare i segni del tempo qui in questa zona, per cui prediligo quei prodotti che abbiano una texture più liquida, più leggera, magari a discapito della coprenza. Però questo è proprio trasparente, è inesistente. Sul sito dice che è perfetto anche per coprire eventuali imperfezioni, però boh, non lo so, ma non mi piace neanche proprio come si stende, io lo vedo proprio a macchie sotto il mio contorno occhi, è una mia impressione, sicuramente questo è un eccellente prodotto, però per quanto mi riguarda, per le mie esigenze, insomma, io non l'ho apprezzato più di tanto. Poi devo bocciare questo prodotto che viene tanto acclamato e decantato, ma perché probabilmente su determinati tipi di pelle è davvero efficace, questo Glow Tonics di Pixi, che io ho acquistato per fortuna nella versione travel size, che ho potuto utilizzare finché non ho avuto i miei problemi di dermatite, perché io adesso se utilizzassi questo andrei a finire nuovamente al pronto soccorso. Questo prodotto probabilmente non è adatto al mio tipo di pelle. Questo prodotto contiene
il 5% di acido glicolico, quindi è un tonico esfoliante, e che quindi bisogna stare attenti ad utilizzare, nel senso che se abbiamo una pelle che si arrossa facilmente, che è soggetta a irritazioni, ad allergie, bisogna stare lontani da un prodotto di questo tipo. Io ho avuto una reazione appunto con l'acido glicolico di un altro prodotto, quindi mai e mai più potrei utilizzare un prodotto di questo tipo, che è consigliabile comunque utilizzare la sera per evitare, insomma, di trovarsi esposti al sole involontariamente, ed è un prodotto appunto che va utilizzato davvero con cautela. Quindi io lo trovo più adatto a chi ha una pelle magari grassa, con imperfezioni, che ha bisogno appunto di esfoliare bene, ma chi ha una pelle molto molto secca come la mia, sensibile, reattiva, che si arrossa, questo è proprio un suicidio, perché non è proprio un prodotto delicatissimo. Quindi io non sto qui a criticare il prodotto, sto qui a dire che non è un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle, e che bisogna fare attenzione ad utilizzare nel caso in cui dovessimo avere problematiche alla pelle. E quindi, insomma, per me è un flop per questo motivo. Poi, ahimè, devo bocciare questo prodotto di Avon, questa schiuma per i ricci, Volume and Curl Mousse, della linea Advanced Technique Style, che vi avevo fatto vedere certamente in un video di spacchettamento Avon, ma io non so se la mia, che non è buona, ma l'ho presa qualche mese fa, quindi, perché è liquida. Anche se io sto lì a shakerarla, quando la verso è liquida. È un liquido bianco color del latte, leggermente schiumoso, ma non è una schiuma, non è una mousse. Cioè, io sono abituata alle mousse per i capelli che ti fanno quella, fai una spruzzata così e ti viene fuori una palla di neve. E non mi piace, non mi piace sui capelli, li appesantisce, li appiccica, non vedo un effetto proprio di definizione del riccio, agisce quasi come un gel. Ecco, per intenderci, profumazione è buonissima, però ecco, non la riacquisterei, perché comunque non mi sembra una mousse per capelli. Poi comunque non mi ha soddisfatta proprio a livello di performance sui miei capelli, e quindi assolutamente no, la devo bocciare. Ultimo prodotto che boccio è questo, sono queste ciglia finte di Essence, si chiamano Lash On, Lash Off, e sono praticamente le ciglia magnetiche. Sono però non le ciglia complete, ma soltanto, non so come si chiamino, insomma, quelle finali. Le boccio perché io tutta questa praticità nell'applicazione non l'ho vista. Ora, due sono le cose, e voi me lo direte: o sono imbranata io e me lo potete scrivere tranquillamente, o effettivamente questa invenzione delle ciglia magnetiche è stata una cosa un po' così. C'è chi mi dice: io li metto in 3 secondi, evviva, io non ci sono riuscita assolutamente, perché non trovo la corrispondenza con le dita, con la pinzetta, poi avvicino quella sotto e si alza quella sopra. Le sento comunque quando muovo l'occhio, sento questo fastidio, non so come spiegarvi. Quindi le boccio perché non le so usare, e perché dal mio punto di vista non sono così pratiche come vogliono far credere. E ripeto, è possibile che io sia imbranata, e questo lo metto al primo posto, e poi che effettivamente queste ciglia magnetiche non siano poi così pratiche come ho sempre creduto, insomma, da quando ho visto che le hanno inventate. Quindi anche queste sono di Essence, è capitato che siano di Essence, ma so che ce ne sono di tantissimi altri brand. Sì, credo di aver finito, quindi spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti, in cui ci confrontiamo le nostre esperienze. Ripeto nuovamente, sono idee strettamente personali, non sono una critica al prodotto, non dico mai che il prodotto è pessimo, dico semplicemente che su di me non funziona, o a me non è piaciuto perché non mi ha soddisfatto.
fatte queste dovute precisazioni e puntualizzazioni, vi mando tanti baci, se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!